Bentornato nel mio canale YouTube, vi auguro una felice, fortunata e calda giornata con i vostri cari. Oggi è venerdì 16 aprile 2021, di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi. Oroscopo acquario. Segno fortunato. Venerdì super, da incorniciare. Il grande Giove transita proprio nel vostro segno, tenetevelo caro, perché tra un mese esatto vi darà il BB per farsi una vacanza nel mare dei pesci. Tranquilli, tornerà. In ogni caso approfittate ora di tutti i suoi doni, di quelli materiali, come salute, successo, guadagni, ma soprattutto di quelli interiori, la pace, la serenità e quello sguardo ampio e saggio sul mondo, un po' sopra su tutto, come suggerisce il suo veicolo preferito, l'Aquila. In perfetta sintonia anche il vostro lato maschile, simboleggiato dal sole in sestile al vostro inquilino e con quello femminile, la Luna, allegra e frizzante in trigono. Alla grande dunque con il partner, i figli, gli amici, i colleghi, vi sentite vicinissimi a tutti, li comprendete come se li leggeste dentro. Benone anche affari, studi, spostamenti, per gli svaghi bisognerà aspettare ancora un po', ma quando l'animo è sereno anche un buon libro goduto in terrazzo o un gioco di società coi vostri figli assume già un sapore diverso, fresco, inimitabile. Astro tarocco del giorno per Acquario. La papessa rovesciato. Litigi e instabilità nelle coppie. Alcuni partner soffrono dell'indifferenza dell'altro e potrebbero decidere di mollare. Possibili delusioni in amore anche a causa di progetti naufragati. Chi è in commercio faccia particolare attenzione ad eventuali controlli. A volte una piccola distrazione può costare caro. Oggi è possibile che ti rifiuti in un prestito, perlomeno che tutto diventi improvvisamente più difficile. Pensa positivo in ogni caso. Quante volte avete sperato che qualcuno del vostro passato vi ricontatti? Ebbene, questa di oggi potrebbe essere un'occasione irripetibile. Siate riservati in ogni cosa che farete oggi. La vostra destra non sappia ciò che fa la vostra sinistra. Solo in questo modo metterete a sicuro non solo la vostra personale soddisfazione ma anche i brillanti risultati che riuscirete ad ottenere. Se non vi va di frequentare alcune persone non datevi pensiero, la vostra assenza servirà a far capire loro che sbagliano qualcosa e magari riuscirete a dimostrare che siete stati fin troppo tolleranti. La giornata è ottima e ideale per stringere nuove amicizie e aprirsi al mondo. Siate voi stessi e cercate di riconoscere che senza gli altri potreste sentirvi estremamente soli. Vi sentirete capaci di fare grandi cose. Guardati da una persona invidiosa. Accentuata sensibilità e forte intuito. Non rovinare la tua linea eccedendo con alcolici e cibi pesanti. Dialoga di più con il partner. Potrebbe sentirsi un po' trascurato. Attenti alle persone che potrebbero approfittare della tua bontà. Quale migliore occasione per cercare di ricomporre qualche screzio nella coppia in un giorno in cui Venere vi renderà particolarmente attraenti e virtuosi. Armatevi di fascino e fidatevi di Venere, almeno oggi. Oggi guardatevi particolarmente da alcune amicizie che con il tempo potrebbero rivelarsi pericolose e ostili. Un po' di pulizia tra gli amici è opportuna. I progetti per il futuro possono essere realizzati grazie alla vostra perfetta organizzazione e con un po' più di elasticità per quello che riguarda i tempi di realizzazione. Avete lavorato parecchio in questo periodo per recuperare altri tempi di inerzia totale, quindi è giusto, quando vi mettete sotto, riconoscerlo e premiarvi, anche da soli, se nessun altro provvede. Il vostro fascino non avrà rivali. Sappiate sfruttarlo. Accettate la generosità degli altri, ed imparate un po' da questa, potrà esservi utile in futuro. La stella del nostro sistema planetario, il Sole, si dispone oggi felicemente dal segno di fuoco, vostro alleato, dell'Ariete, portandovi un'aria di freschezza, di allegria e di volontà di divertimento. Le circostanze esterne favoriscono il vostro atteggiamento e vi stimolano a dare le migliori prove del vostro carattere estroverso e socievole. La forma psicofisica è abbastanza buona, sostenuta da Marte, che è benefico dai gemelli e vi invia resistenza muscolare e un'ottima armonia delle funzioni organiche. Gli sport in cui potete sicuramente ottenere discreti risultati sono la corsa e il nuoto.
Sono molti i pianeti positivi e attivi nel vostro segno. Questa è un'ottima notizia soprattutto per chi è single da tempo. Potreste finalmente tornare a guardarvi intorno in cerca dell'anima gemella. Sul lavoro, se ci sono discussioni e tensioni, non rimandate inutilmente, affrontatele di petto, punto. Oggi gli acquari potrebbero avere qualche dubbio sulle loro capacità di farcela. Questi giorni hanno affaticato molto, ma non bisogna buttarsi giù. Presto arriverà una novità importante e anche una soddisfazione. In amore impegnatevi di più, punto. Provate a fare del vostro meglio in questa giornata, specialmente quando si presenterà l'occasione di essere coinvolti in situazioni familiari, che potrebbero avere dei risvolti interessanti in futuro, punto. Mostrate ciò che non siete stati in grado di mostrare fino a questo momento e verrete finalmente apprezzati, per quello che siete e per il vostro apporto personale. In serata ci saranno anche delle curiosità ad attendervi, che vi regaleranno un po' di brio, appunto. Una giornata indimenticabile, in senso positivo per fortuna. Innanzitutto avete il vostro inquilino Giove, per di più astro guida del giorno e in sestile al sole arietino, che vi strizza l'occhietto con aria furba e complice. Come se non bastasse, avete a favore anche la luna in gemelli, segno d'aria intrigono al vostro, insomma siete in una botte di ferro, anzi d'oro, punto. Amore ed Eros, pappa e ciccia con il partner, sereni con i vostri ragazzi che, contrariamente a quanto fanno i loro amici e i figli dei vostri, seguono alla lettera le vostre indicazioni e non perché siate severi, hanno capito che il vostro cervellone non sbaglia mai, sapete tutto di tutti e di conseguenza hanno piena fiducia in voi e nel vostro sapere. Serenità ritrovata anche tra parenti e vicini. Insomma, una giornata con la bandiera della pace che sventola sul balcone di casa vostra, punto. La voglia di dar vela a gambe per schivare le responsabilità vi mette in contrasto con il partner, facendovi perdere anche occasioni per chiarire qualche incomprensione. Occorre tempo per metabolizzare una delusione, punto. Mercurio dall'amico Ariete, vi invoglia a vivere il rapporto d'amore come gioco e con leggerezza, specie se festeggiate il compleanno in febbraio. Non ci sono problemi se siete single e vi trovate a gestire incontri disimpegnati, ma, in coppia, la situazione può cambiare. Punto 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 se la vostra dolce metà, specie donna, vi chiede una maggiore profondità sentimentale, cercate di seguire con delicatezza il suo desiderio. In fondo, per un segno comunicativo ed empatico come il vostro, non dovrebbe essere poi un compito così difficile, punto. Lavoro e denaro, le stigmate del capo le avete e si notano, bravissimi già all'università, siete professionisti stimati e magari anche circondati da un certo alone di fama. Ecco perché nel vostro capo siete sempre gettonatissimi, anche gli affari filano col vento in poppa, all'insegna della trasparenza e della piena legalità. Serata piacevole anche con svaghi modesti, due chiacchiere, una cenetta tra intimi, un bello spettacolo, insomma il massimo di quanto possa concedere il coprifuoco, punto. Non infastiditevi troppo se ad altri è stato assegnato un incarico che voi avreste saputo svolgere con agio. Potrete sempre dare una mano, ma non approcciatevi con l'atteggiamento da maestrina, non sarebbe certo gradito. Se siete sui banchi di scuola o dell'università, contate su un efficiente Saturno ospitato ora nel vostro segno programmatore di uno studio serio e produttivo, specie se nascete in gennaio, punto. Benessere, un test clinico rivela che state benone, nessun patema, nessun rischio, nessun motivo d'ansia. Ecco le ragioni del vostro sorriso, sani e salvi voi, la vostra famiglia, i vostri cari. Tuttavia il vostro cuore umanitario non si ferma a questo, vorreste salute, lavoro, serenità e pace per tutto il mondo ed è proprio su queste tematiche che vi battete sui social e in politica, perché questo assurdo mondo torni a girare nel verso giusto, punto. Lasciata alle spalle una parentesi noiosa e particolarmente fastidiosa, tanto da tenervi bloccati, correte ad iscrivervi in palestra. Adorate fare sport, ma vi piace praticarlo in compagnia, non a casa, punto. Per lei, a vedervi coi vostri figli sembrate la sorella maggiore, non solo per l'aspetto, fresco, giovane e vestito alla moda, ma per il modo in cui interloquite con loro, la vostra complicità, la confidenza che vi accomuna, pur rimanendo per loro un saggio punto di riferimento, punto. Per lui,
pacifisti a oltranza, ma quando le cose superano la linea di guardia vanno dette con classe e senza peli sulla lingua. Ammirate il coraggio di Draghi, con la sicurezza che deriva dal successo e da un oroscopo da vincente. Punto. Colore delle emozioni, azzurro cielo. Punto. Barometro dell'umore, soleggiato. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 10. Finanze, 9. Benessere, 10. Punto. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video. Il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.